le ragioni di questa manifestazione. Io credo che sia il momento in cui si dimostri che intervenendo insieme sia i medici a fare il proprio dovere e sia la popolazione, finalmente la politica è costretta a rispondere, e siamo contenti che Teodoro abbia firmato. Quindi da manifestazione di protesta diventa manifestazione di ringraziamento e di speranza. Vedete che ci sta un malessere in giro che si taglia col coltello. Ci hanno intoccato il cielo, ci hanno negato il respiro, ci hanno rubato l'aria. E a me sembra che il primo comandamento di nostro Signore Gesù Cristo è: ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo. E se al prossimo manca un pane, gli devi dare il pane, se manca l'acqua, gli devi dare l'acqua, e se gli hanno rubato l'aria, gli devi dare l'aria. È un obbligo, non è qualcosa di facoltativo. Il fatto di essere qua o di non esserci è la stessa cosa, perché in tutte le chiese in questi giorni si parla di questo problema, si parla della salvaguardia del creato. Il 1 di settembre è stata celebrata la giornata della salvaguardia del creato, quindi la chiesa forma di coscienza, anche se non sempre scende, anche perché poi queste manifestazioni qua, vedi, anche questa mattina potrebbero essere strumentalizzate da qualcuno, da qualche partito politico che si intrufola, porta la bandiera, la telecamera guarda la bandiera e quindi ti fanno dire cose che tu non hai detto, ti fanno partecipare a cose a cui tu non avresti partecipato. Queste sono le vigliaccate che fanno gli uomini di questo mondo, e allora tante volte una persona, un prete, un vescovo non può essere presente a un posto così, è normale. Però la cosa importante è che per davvero la Chiesa è proprio in prima linea nella formazione delle coscienze, proprio delle coscienze per la salvaguardia del creato, anche perché adesso non è più un discorso, ripeto, facoltativo. Insieme al creato se ne va la nostra salute, se ne va la nostra vita. Non è un caso che stiamo qua accanto all'ospedale per i tumori, perché nella nostra regione si muore di tumore più che altrove, questo ormai lo sanno tutti. Anche se Balducci ha voluto dire che si muore in Campania di tumore perché i campani mangiano troppo, sono obesi o non fanno prevenzione, queste sono delle barzellette da raccontare ai bambini.